We Believe in Music è un programma radiofonico con musica che spazia dai successi del presente a quelli del passato. Notizie, interviste, curiosità dedicate ad artisti internazionali, italiani, ma anche a quelli di casa nostra. Il sabato dalle 17 We Believe in Music, lo show di Radio Futura con Chicco, Scat e la regia di Leo Cola. Microfoni aperti per una trasmissione interamente dedicata alla musica. Che ore sono? 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 Saranno le circa meno quasi 17.05 minuti primi. Sì. Bentornati amici di Radio Futura. Questo è l'appuntamento di We Believe in Music, la nostra ultima puntatona. È finita quest'anno. E la stagione se n'è andata, ragazzi. Finita troppo in fretta. Buonasera a tutti. Buonasera, amico mio, sei tornato al mio fianco in cabina. Sono tornato in quello che era il mio posto, in quello che era il mio habitat. Ritorno alle origini. E quindi finalmente scopro anch'io la funzione del nostro amico Ventolino. È servito tanto quest'anno. Quest'anno sì. Ha dato veramente. Però dai, non so perché tutti gli ultimi weekend si sta rovinando. E sto notando anch'io che quest'estate non si vuole far chiamare tale, si vuole far chiamare sogno di una mezza estate, si potrebbe dire. Però chissà, confidiamo nel buon agosto e che ci dia almeno delle ferie tranquille, perché tu sarai in ferie ad agosto? Ad agosto sì, sono finalmente in ferie, dall'8 al 23 agosto. Mamma mia, che riccanza, che riccanza! Però credo che quest'anno me ne vado a Cerniera. Ah! Sai dove è Cerniera? Presumo che sia vicino a casa tua. Perfetto, però se qualcuno lo sa, ce lo può dire anche via WhatsApp, eh? Come no. Ci mandate i vostri messaggi, i vostri vocali al 351-888... Tempo qua è brutto il fatto. Fammi dire il numero almeno. Allora 351-888-9431. Effettivamente da Altamura c'era un po' di pioggia, l'ho portata io qui ad Acquaviozio, sai. E mi dicono anche in zona mare, vediamo un po', mi è appena arrivato un messaggio. Non diciamo nulla sulla zona mare, grazie. E la novità di quest'ultima puntata qual è? Qual è? Quella di non avere ospiti. Non abbiamo ospiti. Abbiamo ospiti, ma non perché non ne abbiamo voluti, ma perché abbiamo deciso di fare una specie di... Sì, una sorta di omaggio con tutti gli ospiti. Esatto. Noi abbiamo avuto ben 32 differenti ospiti. Abbiamo scelto quelli che il pubblico ha gradito maggiormente. E oggi in una sorta di highlights ve li riproporremo tutti in seduta mixata dal nostro... Il nostro fantasticissimo Leo Cola. Ciao, manco a tutti. Manco l'applauso si fa. Non lo faccio. Da solo ti sei spernacchiato. Disgraziato, maledetto. Sì, abbassali un po', grazie. È lui che deve abbassare. La gioia di Chicco che è finita, quindi le sue orecchie potranno riposare in pace. No, per questa estate riposeranno... fino a settembre. Vedi che lui adesso comincia l'estate per lui. È solo l'inizio. Però sai cos'è? È che nel gruppo nostro alla fine lui li manda lo stesso, quindi vabbè. Questo è anche vero. Vabbè, ma ci sta, almeno si fa ricordare il nostro scattone. Allora, amici a casa, siete in ascolto, lo ricordiamo, di We Believe in Music con Chicco Scat e Leo Cola dall'altra parte del vetro. Questa potremmo definirla, anzi, come abbiamo la playlist, una We Believe in Music Selection. Selection. Perché appunto questa è... Non è una classifica dalla 1 alla 10. Assolutamente. Sono i brani che sono stati più ascoltati nei nostri podcast, perché noi lo ricordiamo sempre. Certo. We Believe in Music ha anche un podcast su Spotify, su Google, insomma su dovunque. Un po' ovunque, andateci a cercare We Believe in Music e troverete tutti i riferimenti dei nostri social. E potete riascoltare le puntate in podcast, potete commentare, mandarci i vostri commenti anche sulle puntate precedenti. E poi vi aspettiamo a settembre con la nuova stagione, stiamo già preparando delle nuove sorprese. Vi invito a rimanere connessi con noi quest'estate. Perché ridi, Leo? Scemo, per una domanda, ma le fette delle monache le lasciate sulla macchina o le portate sopra? Guarda che deficiente. Siccome non le vedo, quelle sono un tesoro da custodire. Appunto, io ho menato l'occhio. Sono in frigorifero. Per piacere, non abbiamo salutato anche Mr. John, il nostro ormai ci stavo arrivando la perché... nostra spa. Però secondo me
John ha già captato l'odore della tetta e ha detto stasera non posso mancare, e quindi eccolo qua, Mr. John, bentornato. Buonasera. Buonasera anche a te. E allora cominciamo? Volevo mettere il primo disco degli amici a casa. Dici questo che... è... Assai devono dire, no, questo. No, non devo dire niente. Questo è un pezzo ante-Covid. Sì, infatti la nostra Alessandra Valenzano è stata da noi prima che ci bloccassero tutto il... Puntata numero 16, a metà proprio del nostro. Stupenda, stupenda. Allora, vi facciamo riascoltare la sua canzone Ora e Mai di Alessandra Valenzano. Perse in dolci acrobazie, sempre più difficili. Ogni dubbio e nebbia e tu lo sai. Occhi aperti e lucidi, superando i limiti di questi miei sconsiderati giorni. Che vorrei dipingere amaranto e vivrei come in un vecchio film. Canterei l'ennesima canzone per portarti insieme. Febbraio, la puntata numero 16. Puntata 16, Alessandra Valenzano con il suo caro Ora e Mai. Il suo caro titolo della canzone. Ora e Mai, una bella canzone. Abbiamo ascoltato tante canzoni della nostra amica Alessandra Valenzano, a cui le mandiamo un grande bacio. La salutiamo. L'abbiamo vista in giro, è tornata a Bologna lì. Lei, innanzitutto, io sto spaccando tutto come al solito. Ma no, questo è questo... il bello della nostra vita. E mo è tutto blu. È tutto blu. Ci piace di più. Di più. Allora lo buttiamo e facciamo prima. Tanto vabbè, è finita l'estate. Che l'anno prossimo riprendiamo quelli nuovi. Ha detto il direttore. È finita. Che a settembre ci farà assaggiare la nuova sala. Chissà se ci sta ascoltando. Però dai, noi siamo contenti che tutti i nostri artisti che seguiamo sulle loro pagine social, certo, stanno pian piano riprendendo dopo anche... il Covid. Anche noi sappiamo bene che non ce n'è Covid. Non ce n'è. Ho visto proprio l'altro giorno, c'era Alverde che è ritornato con i live, una sua stories, emozionatissimo per questa cosa. E noi siamo contenti che si stia riprendendo pian piano la normalità, anche se purtroppo questo argomento è sempre attuale, è sempre all'ordine del giorno, non riusciamo mai
a parlarne al passato. Cosa sono quei cosi che stai disegnando? Niente, vabbè, veramente un ragazzo. Gira la camera su quelle cose, per favore. No, non si può, non si può, non si può. E a proposito di artisti che abbiamo ospitato in questa nostra meravigli- in questo nostro meraviglioso viaggio nella musica. Sì, lei è post lockdown. Sì, lei invece è DC, dopo Covid. Passiamo alla puntata numero 27. E io ho una bella sorpresa per voi. Chi? No. Aspetta. È una carambata questa, una carambata. Sono convinto. Vediamo un po'. Cioè, Scott sarà la nuova Raffaella Carrà. Farà il nuovo Carramba, che sorpresa. Pronto? Pronto, Gabriella, ci sei? Uela, buonasera. Buonasera e bentornata, non ti dico benvenuta, bentornata a We Believe in Music. Grazie, grazie, grazie per avermi invitato. Come stai? So che stai veramente in pancioli in questo momento, ma allo stesso tempo stai lavorando. Decisamente, decisamente. Dove sei? Dici dove sei. Sono in Salento, precisamente a Marina di Ugento. Ma sei andata alla sfilata di Dior anche te? No, no, non ti hanno invitato. Non ti hanno invitato, mannaggia. Ciao Gabriella, come stai? No, non c'è più Gabriella. Gabriella? Gabriella? Troppo. Cara... È caduta. Presidente? Presidente? Aspetta, ci riproviamo. È caduta. È caduta. Ha preso il muro, fratelli. Ha preso il muro, fratelli. Vabbè. Dai, riproviamo a chiamarla magari tra un po'. Nel frattempo, Gabriella ha portato... Vediamo un po' se la becchiamo subito a volo. Pronto? Gabri, ci sei? Sì, sì. Hai preso il muro, fratelli? No, no, non è preso. Cioè, in realtà non vi ho più sentito all'improvviso, io non mi sono mossa. Ah, ok, dai. Allora, noi ci chiedevamo innanzitutto come sta andando la tua estate lavorativa, perché quella, diciamo così, estiva, ti stai godendo il Salento, ma... Beh, lavorativa bene. Hai tanti progetti, giusto? È uscito qualcosa, sì, per caso, vero? Sono uscite parecchie cose, in realtà. Prima fra tutti il mio secondo singolo, Malè. E ti abbiamo visto mentre giravi questo video sulle spiagge. Cos'è che combinavi? Ti abbiamo seguito e io ti ho anche... Aprile scoprirete. Ti ho anche invidiato perché hai avuto la possibilità di stare al mare e di combinare le due cose. Lavorare e farti una bella vacanza come si deve. O sbaglio? Infatti, è stato bello impegnativo, ma ce l'abbiamo fatta. Ci abbiamo messo un giorno intero, però... Devo dire che sono molto soddisfatto, è uscito un bel lavoro e la settimana prossima, insomma, uscirà anche il video. Non vedo l'ora di guardare questo video, guarda. Sono davvero curioso e invitiamo anche gli amici a casa a restare connessi con i social della nostra Gabriella Contento e di rimanere sempre aggiornati sui movimenti della nostra Gabriella. Qui c'è il tuo fan numero uno, Leo, che si sta strappando i capelli, ci dice torna, torna. Quindi, Gabri... Ciao, Gabri. Quindi, noi ti diamo già appuntamento all'anno prossimo con una tua nuova avventura musicale, eh? Perfetto, va bene. Ci sto lavorando. Perfetto, bravo, noi ti ringraziamo. Brava. E allora che facciamo? Grazie a voi. Intanto noi la mandiamo subito in onda, la facciamo ascoltare agli amici a casa. Gabriella. Visto che sì, ce la presenti tu la canzone? Sì, presentala tu, va Gabriella. Va bene. Allora, vi presento Malè, il nuovo singolo di Gabriella Contento, che vi farà volare direttamente sulle spiagge bianche e coralline delle Maldive. Ah, ma le Maldive del Salento vorrai dire... No, no, delle Maldive. e allora non vediamo il... Non vediamo l'ora. Il momento, non il vediamo momento. Il momento. Ciao Gabri, ciao, buone Gabri. Vacanze, buon lavoro e buon tutto. Un abbraccio grande grande ciao, a tutti noi. Ciao, un saluto, grazie. Storia di un posto lontano, lontano da noi, oltre l'oceano più blu. La memoria riempie le facce sorprende, con pesci e coralli che fanno su e giù. Ti trovi scottata da ciò che non era, ti crei una barriera per la vita intera. Passando per l'Asia mi sono trovata schiacciata tra il mare e mare. La luna già piena mi bagna la schiena e mi lascia qualcosa, qualcosa di te. Qualcosa di te.
faccio un bel bagno e mi asciugo di fretta, sperando l'odore possa andar via. Quel che è successo conservo soltanto, conservo qualcosa che cosa non so. Passando per l'Asia mi sono trovata, trovata schiacciata tra il mare e male. La luna già piena mi bagna la schiena e mi lascia qualcosa, qualcosa di te. Catapultati nelle Maldive, come dice la nostra Gabriella. Questa fantastica canzone, una bella hit. Una hit estiva, estiva, ci sta, estiva. Ma lei è il titolo di questa canzone, Gabriella Contento, il suo ultimo album. L'abbiamo appena ascoltata telefonicamente poco fa. La salutiamo ancora e la invitiamo poi a settembre a tornare a presentarci. Ti le è piaciuta, sue. Leo, questa canzone? Eh? Ti è piaciuta? Sì, sì, io l'ho ascoltata già, già dall'inizio. All'uscita. Non vedi l'ora, quindi... che arrivi anche il video. Il video girato da un altro artista che è venuto anche qui non nel nostro studio. Tutto fare. Alberde. Alberde. C'è dopo la sorpresa in playlist, la canzone preferita di Chicco. Ma è diventato un po' di tutti quella canzone. Io adoro, adoro. Dopo poi non ne voglio parlare adesso, perché lo dico dopo, appena arriva il momento di ascoltarlo, e spero anche di poterlo contattare. Forse riusciamo, forse no. Ci proviamo, ci proviamo. Nel frattempo io, che sono un bravo ragazzo, un po' fuori di testa, no, vi offro un'altra sorpresa. Chi sei? Scusa, ci abbiamo chiamato. Scusa, chi sei? Io sono Alessandra Valenzano. Bentornata, Ale. Come stai? Come stai? Ti vediamo ciao, in giro ragazzi, dovunque. Io tutto a posto, torno da mare. Ecco, sto vedendo che si sta un po' annuvolando, però mi sono fatta una bella giornata di mare. Voi come state? E noi, a parte il mare, siamo tutto bene, perché noi almeno io il mare non l'ho ancora visto, forse solo in cartolina. Ma guarda, ti giuro, oggi mi becchi in una giornata anomala, perché io non vado mai a mare. Ecco, è vero, il caso ha voluto che ti abbiamo beccato. Hai visto? E poi però, dato che ci sono andate e non ci vado mai, sta piovendo, vedi un po'. Ecco. Allora Alessandra, per favore, resta a casa, prossima volta. No, sì, sto a casa, in quarantena. No, basta la quarantena, basta. Basta, basta quarantena. Basta, basta. Allora, come prosegue tutto leader musicale? Stiamo facendo progressi live... Allora, sicuramente dopo la quarantena si comincia a vedere un bagliore, insomma, in fondo al tunnel. Diciamo che bene, è stato un po' brutto per noi artisti stare a casa. È stato bello, insomma, vedere come ci si è stretti anche a distanza. La comunità, insomma, dei musicisti si è sempre stretta, mettiamola così. Certo. Però ci mancava la parte, insomma, dei live, che è la risposta più bella, cioè il pubblico che... ascolta le nostre canzoni. Certo, il contatto col pubblico è sempre quello che regala emozioni. Sì, è la cosa più bella, non si può avere con delle dirette Instagram o insomma simili. No, perché... E adesso il 30, chi ci sta ascoltando può venire ad ascoltarci all'Idola Rotonda, abbiamo finalmente un bel live qui in Puglia, ne abbiamo fatto già uno a Bologna, e quindi si comincia un po' a muoversi, nonostante, vabbè, il primo tour è stato annullato per via del Covid, però sono fiduciosa che le cose possano riprendere. Dai, noi speriamo di sì davvero tutti quanti. Vogliamo dire dove si trova l'Idola Rotonda, perché probabilmente... A Santo Spirito. Una rotonda sul mare. No, non è diverso, quello è un'altra cosa. Vabbè, comunque invitiamo gli amici all'ascolto ad andare a trovare la nostra Alessandra proprio qui. Alessandra, e marito, come sta tuo marito? È tutto a posto? Mio marito è di pelle, siamo ancora, insomma, nubili e celibi, però... Vabbè, a noi piace fare le coppie qua. No, sai perché dice marito, cara Alessandra? Perché pare che da ora in avanti anche i laici possono sposare, possono celebrare. Qui con me. Ciao ragazzi, sto guidando, vi mando un bacione. Ciao caro. Anche noi ti sbaciucchiamo, caro nostro Eddie.
Quindi Scattone voleva celebrare il vostro matrimonio. Ecco, no, perché... basta, dopo tutto sti... veniamo a farlo da voi il matrimonio. Esatto. Quando io, volete. Io vi voglio come speaker e presa. Oh, vedi che onore. Senti, io l'ho già fatto, Ale, quindi io sono già preparato. Quindi quando vuoi mi ritrovi. Però uno di voi si deve travestire da Elvis. Ecco. Facciamo fare a Leo Cola. Facciamo fare a Leo. Però al momento del vi dichiaro marito e moglie voglio il suono, sai, la trombetta, quella reggaeton, diciamo. Ignorante, non ci piace. Sì, ah, ok, mi piace così. È bella così la situazione, dai. Allora, ragazzi, noi vi lasciamo al vostro rientro da mare. Vi auguriamo una stupenda estate e soprattutto tantissimi in bocca al lupo per tutta la situazione musicale e live e concerti. E noi ve lo ricordiamo, le porte di Radio Futura sono sempre aperte. Assolutamente, noi non vediamo l'ora di tornare. Vi aspettiamo, ci vediamo a settembre, dai. Un abbraccio. Un abbraccio a voi, buona estate. Altrettanto, ciao. Grazie ad Alessandra per essere stata con noi almeno telefonicamente. Nel frattempo volevo salutare, come ogni sabato pomeriggio, chi è? Lo squiccione. Lo squiccione. Mi mancherà non salutare che lo si squiccio. È collegato e ha menato su tratatatatata. Ciao squiccione, anche lui in ascolto. E lui ferve per i preparativi di una certa cosa di cui adesso ne parleremo a breve. Intanto mettiamo il prossimo disco, si tratta di Evra e Dam, soprattutto Niente. Vorrei, non lo so, forse smettere di pensare. Sei ancora lì? Perché non parli con me? Parla con me. E che anche se smettessi di pensare sarei sempre io. Con la mia faccia, i miei capelli, le mie mani. Non posso andarmene. E dove andrei se potessi? A volte vorrei solo... Eccomi, sono qui a tagliare alberi dalle radici. Voglio disconoscermi, iniziare da capo ciò che qualcun altro ha incominciato per me. Rivestirmi addosso parole che io non conosco. Forse le ho pronunciate ma in un sogno. Ti guardo, ti tocco, non riesco a trovarti un posto. Così. Eccoci immobili ad ibernare tentativi di esserci. Voglio riconoscermi. Mi specchio in cieli neri. Una nube di pensieri si confonde con le mani. Mi accarezzano, mi consolano. Di notte chiudo gli occhi. Chi sono? Cosa mi manca, ah, ah, ah.
soprattutto niente Evra Edam, l'abbiamo riascoltata molto volentieri. Volentierissimo, è stata una delle... la puntata 17, un'altra puntata ante-Covid, diciamo così. Ante-Covid. No, siamo stati bene con i due ragazzi di Bari. Certo, ricordo benissimo che ci hanno portato queste sonorità romantica ma al tempo stesso con tanta elettronica e tanto synth. Certo, ricordiamo benissimo quella puntata e vi ricordiamo che la potete riascoltare tranquillamente con i nostri podcast sui nostri social. Amici a casa, vi chiedo cortesemente, se volete, se vi fa piacere, di mandarci i vostri messaggi, i vostri vocali al 351 888 9431, e ci dite cosa ne pensate, cosa magari vorreste riascoltare di questa stagione appena passata di We Believe in Music, che oggi termina con questi momenti di highlight di tutta la situazione. Siamo arrivati a 33, a 33 si chiude. 33, come si dice? Gli anni di Cristo. Vedi? Ecco, La voce della saggezza. Sembra come se dietro ci fosse mia nonna e all'improvviso... Tum. Eccolo, arriva così lui, e lui è così, Leo. Allora, io a questo punto vorrei fare un mezzo fuori programma, tra virgolette, perché voglio chiamare chi ha inaugurato il programma, perché è lecito che debba essere fatta questa cosa, tu no? Tu dici? Eh sì, è venuto un po' a comandare qua, possiamo dire, ve lo ricordate? Poi io era, non c'ero però. Era la prima puntata, c'era il buon... No, cioè, io sinceramente vorrei chiamarlo, e quasi quasi proviamo anche a chiamarlo. Allora, proviamo a chiamarlo, vediamo se ci risponde. Vediamo un po' se ci risponde. Occupato. Io non ho parole. C'è sto ragazzo, un parole. Ragazzo occupato. È un ragazzo occupato. Facciamo un altro paio di tentativi, poi magari rimandiamo la call. Occupato, niente da fare. Va bene, allora se ne parlerà nel post pubblicità. E intanto, cosa vuoi ricordare, caro Scott, di questa stagione appena andata? Nulla, è stata una bella stagione. Io mi sono divertito con te, con Leo, dobbiamo anche dirlo, con Angelo ci siamo divertiti. Certo, certo. È stato un programma, definirlo sorpresa no, perché è un programma sul quale all'inizio abbiamo giocato molto. Certo. E piano piano è cresciuto. È stato questo che mi ha reso, ci ha reso orgogliosi di aver fatto questo programma. E come si dice, tacci suoi al Covid. Se non fosse stato per il Covid, forse probabilmente avremmo fatto quasi 50 puntate. 50 puntate avremmo fatto. Adesso che abbiamo finito, lo possiamo dire, avevamo tutti gli appuntamenti bloccati da dicembre a giugno. A giugno. Purtroppo, sì. Quei tre mesi che il Covid ci ha bloccato. Abbiamo dovuto rimandare molte dei nostri intervistati e purtroppo dare l'appuntamento all'anno 21. Come si dice altro. Ormai. Anzi, no, come si dice da qua, viva Dop la Madonna. Dop la Madonna, che ormai è un rito e porta c'è anche bene. Che chiama, eh? Attenzione, la mia attenzione. Suoneria, Che è sta roba? Ah, è la tua suoneria. Pronto, buonasera, sei un bambino. Ciao Peppino, come ti chiami? Peppino! Ciao Peppino, vuoi la caramellina? Ah, caramellina, lui sai perché parla così? Perché parla perché così? Perché è appena tornato dalle ferie. Ah, è bravo il ragazzo, Ed è stato in Italia, come da un buon italiano, ha deciso di trascorrere le vacanze qui in Italia. Come la Ferragni e Fedez, insomma? Sì. Che bravo, che bravo, che ragazzo d'oro! Caro Scratch, come stai? Bentornato! Avete finito? Tutto a posto. Tutto bene. Lo so che vuoi comandare tu in questo programma, però... Ok, perfetto. Sinceramente, io credevo e soprattutto speravo di vederti stasera a concludere, a portare a suggello questa bella stagione di We Believe in Music con il tuo amico Chicco. Però giustamente... Scusami, non ho capito il fatto. Hai detto una cosa tipo un membro. No, non è che devo portarla? Suggello. Suggello. Non è un... il membro lo lasciamo stare là. Dov'è? Come suggellazione, suggellazione del programma, perché tu l'hai... Come ciliegina sulla torta, Lo hai inaugurato, sei stato l'ospite della prima puntata e noi è doveroso farti questa chiamata perché oggi è la nostra ultima e quindi dovevi esserci almeno telefonicamente perché sappiamo che stasera hai un importante appuntamento. Cioè, state scherzando, è l'ultima puntata. Chi c'è come ospite? Siamo noi gli ospiti oggi. Ci sei tu, adesso telefonicamente. In questo momento sei tu l'ospite. Andate a fare in culo, sto arrivando, più di tu. Sto arrivando io, ce l'hai l'host. Dammi 10 minuti. Ok, ti aspettiamo, Ciao. Guarda che lui te lo ritrovi qui al citofono,
Scusate, io voglio mandare, siccome ci sono arrivati i primi messaggi, sì, vai, voglio vai, mandare, voglio salutare quell'idolo, io lo dico sempre, lui è un idolo, io lo amo, mio zio Nicola in Salento, perché proprio qualche minuto fa c'è stata una grandine, con, ho visto con dei chicchi belli grossi, e lui cosa ha fatto? Ha preso un cestello, l'ha riempito con la grandine e gli ha messo una bottiglia di vino. Posso correggerti leggermente sul cestello? No, che è? No, il secchiello? No, non si dice cestello. La sua glass. Ah, la sua... Scusa. Excusez-moi, monsieur. Ecco. Cosa ha fatto? Comunque mio zio... Non avrai le tette. Possiamo dirlo che mio zio è un idolo. Non mangerai le tette. Le vado a prendere. Tuo zio è un idolo. Se vuoi pubblicare la foto, perché è figa veramente, perché ha avuto un'idea pazzesca. Geniale. In famiglia siamo tutti, a parte me probabilmente, siamo tutti tanti geni. Geni, geni incompresi soprattutto. E salutiamo lo zio di Scat, che ogni sabato anche lui è presente sulle lo nostre zio pagine. Cola, zio Cola. Ciao zio Cola, ciao zio Cola. Andremo, andiamo a trovare tuo zio. Sta in Salento tuo zio. Lui sta a Sant'Isidoro. Dai, ah, tu stai qua, fammi mica capire. Mica pizze fichi, Sant'Isidoro. No, mica pizzica e fichi, volevo dire. Beh, allora, dobbiamo fare pausa, andiamo sì, in pubblicità. Sì, abbiamo spazio alla pubblicità. Ok, ritorniamo tra pochissimo, rimanete con noi, We Believe in Music. We Believe in Music è un programma radiofonico con musica che spazia dai successi del presente a quelli del passato. Notizie, interviste, curiosità dedicate ad artisti internazionali, italiani, ma anche a quelli di casa nostra. Il sabato dalle 17 We Believe in Music, lo show di Radio Futura con Chicco, Scat e la regia di Leo Cola. Microfoni aperti per una trasmissione interamente dedicata alla musica. Ben ritrovati amici, siamo tornati, We Believe in Music, il nuovo appuntamento del sabato pomeriggio, in questa ultima puntata. Dove... Questa potremmo definirla The Last Dance. The Last Dance. Come la serie TV ieri ero di Netflix. Ieri invece ero in una situazione di un party privato, no? E... La situa. Sai quelle situazioni che attendi sempre che arrivi il catering che ti dice stoppa la musica che se magna? Sì. Beh, ieri questa cosa tardava. Mm-mm. E quindi abbiamo definito col mio amico DJ, stavamo suonando All You Can Dance, ah, cioè quindi al posto dell'All You Can Eat. All You Can Dance, si ballava ad oltranza, uscirono praticamente come delle pezze, le potevi strizzare, tanto sudavano. Sì, ieri c'era veramente quello scirocco. Noi eravamo all'aperto, bordo piscina, una cosa figa, però sai, quando, sulle murge... Quando è caldo, è caldo. C'è da fare, ragazzi. Quando devi è caldo, fare. È caldo. Va bene, You Can Dance. Invece questa è We Believe in Music, vi ricordo che oggi vi faremo riascoltare tutte le migliori canzoni, o meglio, quelle che sono state più ascoltate nei nostri podcast. E proprio lui è stato recentemente nei nostri studi. Sì, lui è sicuramente un dopo Covid. Bonsoir, mon ami. Stiamo parlando di Cedro. Bentornato, amico mio. Bentornato telefonicamente. Oh. Vabbè, questo è già qualcosa. Almeno la tecnologia accorcia le distanze. La tecnologia avanza, sai. Volevamo avervi tutti oggi qui ospiti, però purtroppo sarebbe stato un assembramento e diventava un problema. E zio Conte non avrebbe voluto. No, eh? non volevo. Conte non voleva. Secondo me è colpa di Scattone. Grazie, come al solito, tutti che mi vogliono bene. E voglio bene anche io a te, mio caro Cedro. Beh, se devo far parte di una scuderia, ti devi pure beccare il caricatore. Hai ragione anche te. A proposito, vabbè, dopo discutiamo. Questi brani, tutte scuderia tua sono? No, c'è qualcuno delle tue. C'è qualcuno della mia scuderia? Ah, vabbè, dopo ne ragioniamo. No, c'è. No, vabbè, dopo ne parliamo. Adesso c'è il Cedro con noi. Intanto, amico mio, hai iniziato a far qualcosa di concreto dopo che ci siamo sentiti qui in radio? Allora, da dopo domani in realtà si partirà con le registrazioni, quindi finiamo la produzione del disco entro la prossima settimana. Quella. Quindi abbiamo calendarizzato, vogliamo chiamare i termini fichi, abbiamo calendarizzato tutti gli impegni. È schedulato. Abbiamo fatto una call. Oh. Dopo una pericena, no, vabbè, sto scherzando. Oh, comunque, sì, da lunedì si riparte e si finisce tutto il disco.
Quindi poi si attende la fine settembre per la stampa, per l'uscita. Non c'è ancora una data di rilascio, quella verrà decisa al termine delle registrazioni, che già mentalmente, anche se non le abbiamo cominciate, incombono. Ah, certo. Quindi la psicologia fa tanto, però alla fine delle registrazioni individueremo la data con cui puoi pubblicare, in cui puoi pubblicare l'EP. E quest'estate come te la passi, caro Cedro? Senti, fortunatamente qualcosa ha ricominciato a girare, quindi bene, pian pianino si esce, si suona, dai. Progetti che nascono. Dai che ci siamo, riprendiamoci. Spero soprattutto di andare live, certo. Perché non sono mai stato live, quindi quella è una prerogativa di Cedro. Ho una vita senza live, ma non ce la farei, sinceramente. Quindi ce lo auguriamo. Arriveremo anche. Te lo auguriamo vivamente. Allora, amico mio, noi stiamo per mandare in onda il tuo brano che si chiama Lontani e lo riascoltiamo piacevolmente con qui molto piacere, devo sulle dire. Nostre frequenze. E ti ringraziamo ancora una volta per questa piccola partecipazione nel nostro programma e l'appuntamento è a settembre per riascoltare nuovamente la tua voce e i tuoi nuovi progetti. E la tua amica fisarmonica. Assolutamente. No, ma poi dobbiamo organizzarci una dobbiamo fare una giornata trash interamente. In radio. Ci inviti a nozze, guarda, lo sai. Una trashata. Scattone, l'hai messo, non ce n'è Covid. Ovvio. Ha messo sia non ce n'è Covid che metti la mascherina. Mancava pure quella. Ce le ha tutte. E allora tutte. Mi raccomando, noi ti aspettiamo qui per il nostro caffeuccio rigorosamente al ginseng. Al cedro questa al cedro, volta il caffè è un caffè speciale tipo quello di Polignano praticamente. Oh, un caffè grande. Al cedro, un nuovo caffè speciale buono lo proveremo. Allora alla prossima, amico mio. Vuoi presentarlo tu il tuo brano? Lo presento io? Certo, vai, tutta roba tua. Signore e signori, direttamente da Mondello, dove il Covid non c'è, anche lì si ascolta Lontani di Cedro. Ho provato a guardarti ancora negli occhi, per capire se avessero lo stesso colore. Ho provato a sfiorare le tue labbra con carezze, per capire se fossero morbide come allora. Ho provato a stringerti, a tenerti vicino, per capire se fossi troppo brutto per te. Ho provato a star muto, a non dirti che t'amo, per capire se ripetere fosse solo quotidiano. Quando ci troveremo lontani, occhi chiusi, lenzuola sguarcite, aprile al buio, tendimi le mani e le sentirai come sempre unite. Ho provato a cambiare, a non essere me stesso, per capire se poi mi volessi diverso. Ho provato a dormire, a lasciarmi andare, per capire se poi ti riuscissi a sognare. Quando ci troveremo lontani, occhi chiusi, lenzuola sbacite, aprile al buio, tendimi le mani e le sentirai come sempre unite. Ma la prova più dura nella notte che avanza è distruggere le mura della distanza, della distanza.
Abbiamo appena ascoltato il brano di Cedro, si chiama appunto Lontani, e lo abbiamo ascoltato telefonicamente poco fa e lo ringraziamo ancora. E buona estate anche a Cedro. Io potrei definirla una delle puntate più divertenti, quelle con Cedro. Io mi sono divertito tantissimo in quella puntata, anche perché quello strumento mi ha richiamato a tanti ricordi poi, alla mente. Come ci ha detto lui, quel back to back trash tra i miei messaggini e quelli suoi. Sì, ne è uscita la trashata. Però abbiamo anche cantato con lui. C'era Mi sono ubriacato che abbiamo fatto. Sì, sì. Manarino. Con la versione live, Cedro, Scat, Chicco, Leo. Abbiamo fatto un po' di festa. No, io prima o poi chiederò a uno di questi 32 ospiti di fare un featuring. Cioè, no, non mi sembra giusto che la Ferragni debba dire questo è il pezzo mio preferito e io non debba fare nulla. Ma voglio fare anch'io, cazzo. Vabbè, dai, troveremo qualcuno che ci pubblica, qualche produttore che magari ci si interessa a una... Che poi alla fine lo fanno anche i migliori speaker nelle altre radio, no? Sì, una canzoncina, non penso... Non deve andare benissimo. No, ma non voglio neanche niente, cioè non voglio... È l'importante, c'è scritto fit. Scriva la CIA che scriviamo due cose, dai. Fit, scat. Basta, solo quello, featuring, cioè, pure come l'abbiamo nominata la Ferragni, special guest. Special guest. La Ferragni. Vabbè, la sad mamma. Che, ecco. Cos'è questo rumore? Niente, ogni tanto oggi, allora, sappi che quella spugna dovrai portartela a casa adesso. Non ce n'è, Coviti. No. Sta spernacchiando. Smettiamola, che casi sta aumentando. Spernacchia, spernacchia sulle spugne dei microfoni. E adesso... non ce n'è Covid. Non ce n'è Covid. Cioè, vabbè, no, speriamo di no. Non aprire questa parentesi. No, non la apriamo. Che quelli che sono in aumento sono quelli che vengono da dove vengono. Ah, vabbè. Vabbè. La Basilica sta a 36 e chi sono? Non lo so. Quelli dove vengono. Vabbè, io ovviamente da clinico devo lasciar dire sempre stiamo attenti, usiamo la mascherina. Ma ne masca... scusate, no, stavo ragazzi. Dicendo. Ormai è da... ci vengono a rubare il lavoro, ci portano il Covid a casa no, nostra. No, non diciamo, se no diventiamo... No, però no, facciamo i bravi. In una bravi. Situazione critica sanitaria sarebbe il caso che ognuno si stesse alle case proprie. Facciamo tutti quanti bravi e continuiamo a vivere felici e contenti come stiamo facendo di nuovo in questo momento. Va bene, va bene? Allora... E noi stiamo parlando di musica e di questo che torniamo siamo... a parlare di musica. Vogliamo e io fare... vi faccio ascoltare un messaggino, un vocalino. Ciao a tutti, sono Gaia Gentile. Un saluto agli ascoltatori di We Believe in Music. Ci vediamo presto. Nai nai nai. Al solito. Ciao a tutti, sono Gaia Gentile. Abbiamo capito. Niente, si è bloccato il mio telefono ha il Covid e quindi si è ingoiolito. Ascoltiamo anche l'altro audio. No, siamo lascia stare. Allora, era Gaia Gentile, è stata da noi una piacevole puntata anche con lei. Una voce di qua, di due passi proprio, Cassano. Murge. Ricordiamo che con noi sono online anche gli amici di Cassano Nair oggi. Yes, sono il Cassano Nair e Radio Swing Radio Set. Swing Set. Bravo, eccoli. Bravi ragazzi. Che salutiamo e ringraziamo per essere con noi. Cioè, meno male che sta Mr. John, l'ha coordinato tutto. È un artista Mr. John. Era la puntata numero 26, DC dopo il Covid. DC, quindi da dopo Cristo, prima di Cristo, adesso c'è... Anticristo, ante-Covid e post-Covid. Allora, la canzone di Gaia si chiama Password, era una piacevole sorpresa, noi la vogliamo riascoltare ancora una volta qui su Radio Futura. Non credo di essere brava a scrivere canzoni, forse me la cavo con un nai nai na. Ti ricordi quando hai scritto una canzone, dedicandomi nai nai na? L'ho fatto solo immaginando quel momento di passione mentre urlavo nai nai na. Tutto finisce, si disperde, resta solo nai nai nai. Oggi come oggi bisogna essere inquadrati, per favore scatta meglio questa foto. Ma che cretina, mi sono sforzata di piacere sempre a tutti e mai a me per prima. Viva gli haters, viva i leoni da tastiera che sa sempre scrivere nai nai nai. È brutto vivere aspettando una rivincita, la mia password. Nai nai nai, nai nai nai, nai nai nai, nai nai nai, nai. Mai dire mai,
Tu provi a organizzare la tua vita, ma ti sfugge tra le dita un imprevisto. Ti può mettere la corona, ma non sei tu il protagonista. Quindi rallenta, goditi il momento e tieni il tempo. Nai, nai, nai. Siamo tutti uguali, ricchi, poveri e cattivi. La mia password, nai, nai. Testa brucia, la puoi staccare, sotto il sole perdi le parole, siamo tutte anime, un po' meno sole, la mia password. Erano le password di Gaia Gentile, erano le password di Gaia Gentile qui oggi su We Believe in Music. È arrivato il pallone di casa. Scusaci, non è, non è che ha detto posso entrare. No, così. Tutto a posto? Era tutto a posto. Vi siete dimenticati di invitare qualcuno all'ultima puntata? Ma noi sapevamo che tu fossi in vacanza e non ti abbiamo voluto disturbare. No, in realtà abbiamo fatto una puntata dedicata a tutti gli artisti senza ospite. Abbiamo deciso di farla così, però non sono stato informato. E ti ho chiamato telefonicamente per dirti appunto che in qualità di primo ospite di questo programma meritavi almeno uno spazio telefonico e poi si è diventato uno spazio reale. Scatto, dopo parliamo del mio compenso. Senti, non c'è il direttore, io purtroppo non ricevo alcun emolumento da questa radio. Non ce n'è Covid. Quindi se voi lo chiamiamo e vediamo un po' cosa possiamo fare. Giovani, aprite e svuotate le tasche voi. Stanno senza una lira. Ha detto che stanno senza una lira. Dovresti... Io non c'ho la cuffia, non so. Eh sì, mo te la passiamo. Te la passiamo. Scusaci anche se non ti abbiamo... No, scusate a tutti per il ritardo, purtroppo ho trovato un po' di traffico su strada, dovevo venire prima ma non ho avuto il tempo. Tutto a posto? Tutto bene, ti vediamo più rilassato, ti sei fatto le vacanze? Sono tornato molto rilassato. Ah. Sì, perché ha fatto la vacanza relax il buon Piero, ha deciso di prendersi qualche giorno di pausa. Sì, infatti sono stato in Italia perché l'Italia è importante in questo momento, supportare l'Italia. Non sono potuto più andare in Africa, quindi devo ancora avere 1200 euro di rimborso di viaggio. Ah, di viaggio. Facciamo un saluto a tutti gli amici che lavorano con Alitalia. Ciao ragazzi. Hai capito perché è rimasto in Italia? È rimasto in Italia perché purtroppo... No, assolutamente, non fraintendetemi. Siamo ironici. Io adoro l'Italia. Devo avere ancora il rimborso dei 3 giorni che non ho fatto ad Atene, 2 settimane... 2 mesi un po' prima. E chi ringraziamo a sto giro? Ringraziamo Lufthansa, numero 1 Lufthansa. E tutti gli addetti ai lavori. Okay, stiamo facendo pubblicità. Comunque potete proseguire, dopodiché parliamo di United, quindi potete andare avanti, prego, scusate. No, adesso puoi fare quello. È come se fosse il tuo programma, Piero. Noi ci facciamo piccoli. Perché scusate, di chi era il programma? È il tuo, ovviamente. Obviously. Se vuole venire a fare la regia, io me ne vado. We believe in scratch. Come? Scusami. Ora me ne vado e vieni a fare la regia tu. No, io non faccio la regia, io dirigo. Lo so, però la prima puntata mi hanno detto che hai fatto la regia. No, non era la regia. Ah, non lui era può la... tutto, è diverso. È tutto. È okay, tutto. Era mixer, brani, pubblicità. La pubblicità? No. Scusate, chi è questo ragazzo impunente? È il nuovo fonico. È il nuovo fonico, l'altro l'abbiamo buttato. Lo sta imparando, non è così che si fa. John sta imparando anche. Secondo me John ha fregato. Vabbè, queste sono cose. Comunque, mentre venivo, ho sentito la diretta e ho sentito parlare di tette. Sì, perché c'è un brano che si chiama Tettone. Ah, è vero. Ma anche perché ci sono le tette dalle monache. E anche perché ci sono le tette dalle monache. Io è per quello che sono venuto. Cioè, ha sentito l'odore da dove? Da Gioia del Sant'Erano. Gioia del Colle, ero vicino. Stavo facendo carburante sulla vedi acquaviva e sono venuto. Hai visto? Perché sulla vedi acquaviva si risparmia. Si risparmia. È vero. Quindi ti ringraziamo. Che anch'io faccio gasolio qui. Grazie, Kuwait.
E a proposito, allora, ho un altro messaggio vocale per voi. Sentiamola. Amici di Radio Futura, sono Alverde. Volevo salutarvi e dirvi che la prossima stagione di We Believe in Music sarà pazzesca. Ci vediamo fra qualche mese. Ciao a tutti. Grazie Alverde per questo contributo. È proprio lui che ha scritto la canzone Tettone. Tu hai mai sentito parlare di Tettone? No. È la prossima che ascoltiamo, ragazzi. Ascoltiamo. Che piacere. No, allora, in onda subito Alverde con Tettone. Non hai messo l'auto tu? Ma toglimi l'auto e ti muovi. Le 4:15 sono sveglio, non ho più voglia di dormire, non c'è più forza per cercare, solo morire per star meglio. Ho spento pure il cellulare, le vostre foto sulla barca, le vostre doppie colazioni, io che mi insulto in diverse colorazioni. Mi hanno detto che sei tornata, ma tu non stavi bene sola. Poi l'Italia ti sta stretta, che non c'è mai niente da fare, vedi di non farti vedere. Non mi fido delle tettone, è una statistica oramai, io non mi fido, tu lo sai. Non mi fido delle persone, quelle che cambiano a seconda di come sorge il sole. Cammino fatto verso casa, che ho lavorato tutto il giorno, ma sotto i ponti non ci torno, mi manca quella cosa rasa. Un atomica sul mio giardino, non cresce più niente di speciale, solo ortica e mal d'amore, come Scipione con Cartagine. Mi hanno detto ti sei sposata, ma tu non stavi bene sola. In due non può girare, che come me non c'è nessuno, vedi di non farti vedere. Non mi fido delle tettone, è una statistica oramai, io non mi fido, tu lo sai. Non mi fido delle persone, quelle che cambiano a seconda di come il vento volta direzione. Eppure io t'avrei perdonato male che mi hai dato, ma hai fatto diventare un po' misantropo, e invece sono solo palo. No, sono solo e basta, questa è la verità. Non mi fido del... Dai ragazzi, toglietemi l'autotune, dai per favore, e anche il violino. Ma chi era? Ma hai sentito pure tu? Ma c'è qualcuno che non conosciamo? Qui stiamo lavorando, sto cercando di capire come svoltare questo brano che già è depresso di suo, come devo fare? Non mi fido delle persone, quelle che cambiano a seconda del proprio umore. Non mi fido delle persone. Ed è Tettona Mania, ragazzi. Sì, potrebbe anche dire non mi fido di Scattone. Potrebbe essere una nuova rivisitazione. Ne parliamo con Enrico. Con Enrico conosco Alverde, un artista tuttofare, cantautore, videomaker, filmmaker. Bravo. Porno attore. Quello non lo sappiamo. A breve, forse. Allora, ragazzi, facciamo una piccola pausa. E l'ora, sapete, è quella delle 18. E sapete quindi benissimo di cosa stiamo parlando. Per l'ultima volta, con sommo, devo dire sommo dispiacere. Andiamo fare... tutti quanti a farci il caffèuccio al ginseng. Aspetta, non l'avevo fatto sentire. Vuoi sentire cosa andiamo a fare? Sì. Vabbè, dai, facciamo il bravo sto giro. 3 è il bravo. 2 1 il caffèuccio al ginseng. Sta male, lo so Piero, lo so. E dovremmo far rivedere un attimino lo staff, però vabbè. Ci vediamo dopo, facciamo il caffè.
We Believe in Music è un programma radiofonico con musica che spazia dai successi del presente a quelli del passato. Notizie, interviste, curiosità dedicate ad artisti internazionali, italiani, ma anche a quelli di casa nostra. Il sabato dalle 17 We Believe in Music, lo show di Radio Futura con Chicco, Scat e la regia di Leo Cola. Microfoni aperti per una trasmissione interamente dedicata alla musica. Io e te come pinguini che si cercano tutta la vita. Non guardare questa strada perché è in salita. Rimaniamo insieme finché il sole ancora è in alto. Se scende non importa, ci stiamo aspettando. Dalle pentole ammaccate di sta casa assurda. E noi che l'aiutiamo a rimanere calda. Anche se d'inverno sembra che ci cada addosso. Invece noi le fondamenta al piano di sotto. Io sono il caos, tu sei l'ordine. Se cado all'indietro sei lì per me. Sto troppo bene quando stiamo insieme. Sto bene solo quando stiamo insieme. Che mi ricordi il ragù della domenica. E potremmo anche spegnere sta musica. Sto troppo bene quando stiamo insieme. Sto bene solo quando stiamo insieme. Quando mi dici mi sento a casa. Quando mi guardi e sorridi senza logica. Ridati anche con la febbre 80. Ti ricordi i pomeriggi chiusi nella panda. Lo scontrini di un discount che non chiude mai. Sono settimane che mi sembra Natale. Odio le zanzare. Casa ormai non metto in ordine quando arrivi tu. Non ho paura di mostrarti i miei difetti. Sono sicuro che tanto mi aspetti. Sono sicuro che tanto mi aspetti. Sto troppo bene quando stiamo insieme. Sto bene solo quando stiamo insieme. Che mi ricordi il ragù della domenica. E potremmo anche spegnere sta musica. Sto troppo bene quando stiamo insieme. Sto bene solo quando stiamo insieme. Sarebbe bello trovarti a casa. Sarebbe bello dirti ci vediamo a casa. Se stiamo insieme ci sarà un perché. Ti prego dimmelo stanotte, apro il mio cuore come fammo se. Siamo come una casa senza arredamento. Siamo troppo lontani senza appuntamento. E poi stupirsi che staremo insieme. E divertirsi senza mai cadere. Adesso tienimi la mano e vogliamo insieme. Sto troppo bene quando stiamo insieme. Sto bene solo quando stiamo insieme. Che mi ricordi il ragù della domenica. Quando mi dici mi sento a casa. Sto troppo bene quando stiamo insieme. Sto bene solo quando stiamo insieme. Perché profumi sempre di domenica. Ed eccoci tornati alla seconda parte di We Believe in Music. Ahimè, puntata 33, ultima puntata di questo strano stagione 2019-2020. Che stai facendo tu? Ti hanno che lasciato da mi solo? Mi hanno lasciato da solo. Ma ci sono io, dai. Meno anche se male c'ho che in mano... ci sei. Ma cosa c'hai in mano? Una tetta. Però una tetta al pistacchio. Una tetta al pistacchio, eh? Bravo. Top. Bravo, così... anzi, in questo... No, aspetta. Stanno tornando anche stanno gli tornando altri. Stanno tornando piano piano, quindi io piano piano... Tu come ti sei trovato con noi? Dai, facciamo i bravi, mo, nel frattempo che arrivano tutti. Aspetta, non ho capito la domanda. Come ti sei trovato con noi? With top, us. Top, what top, do you trove with us? Scusate se mi sono... È tornata la formazione se in mi campo, sono permesso di... La formazione titolare. Lasci aperto che butti l'aria. Oh, allora, non ho capito, cosa stavate facendo qua? Stavamo apprezzando le tue tette, cioè le tette che tu hai portato. Le tue tette. Stavamo apprezzando le tue tette. Scusatemi, ma non si può. So che in quarantena avrò preso una misura. Mm-mm. Sicuramente, però. Wow. Oh, eh sì, non si fa scendere, però. Ah, è vero, questa è la videocamera. Che stanno. Italiani. Allora amici, oggi come tradizione ho portato le tette delle monache, dolce tipico del mio paese, che in particolar modo producono in un bar della mia città, Altamura. Aspetta, se lo meritano un attimo.
Vediamo un po' se lo trovo subito. Sono gli amici che voglio salutare, perché ce li hanno offerte, lo devo dire. Ah, e allora se lo meritano. Grazie. Ho detto che le portavo in radio per farle ascoltare, per farle assaggiare agli amici. Hanno detto, volevo fare anche un video magari, così. No, non ti preoccupare, non serve. 3, 2, 1. Questo programma è presentato da Bar Pasticceria Daman, via Monterosa ad Altamura. Le migliori tette delle Monache. Che tette, amici! Tettoni. Vi invito ad andare a trovare gli amici Massimiliano, Angelo e Daniele, i fratelli Lupariello, proprietari del bar Daman, e andare a gustare le tette delle Monache, che so proprio buone. E un grande applauso, lo devo dire, alla novità, la tetta al limoncello. Al limoncello. Spettacolare, Piero è muto perché non sa più cosa. Tu hai da fare qualche promozione? Siamo pronti. Noi basta che spingiamo il bottone. Sinceramente, io ho mangiato una tetta roche. C'è un pezzettino incastrato con il dente. Sto tentando di mandarlo giù. Non so se voi seguite Pucci su Facebook. Certo. No. Pucci fa uno sketch con i carabinieri. Per lui sono tutti stranieri i carabinieri. E quindi dice che la scena inizia a fare. Devo fare la denunciazione della documentazione. E fa così. E mi ha richiamato questa cosa di Pucci. Dove stiamo andiamo? Dove stiamo andiamo? Hai visto che lo segui? Lo so, lo so. Quanti ve ne siete? Uno. Siamo. Allora, Piero. Allora, ti faccio io una domanda. Com'è andato questo programma nell'anno? Allora, noi ne parlavamo prima con l'amicone Scat. Siamo molto contenti dei risultati che abbiamo ha avuto con questo programma. Non ce lo aspettavamo, perché abbiamo iniziato in punta di piedi, con delle ospitate molto tranquille, però poi abbiamo avuto un grande riscontro dalle casse discografiche, che addirittura ci consigliavano gli artisti da portare. Fantastico. Chi abbiamo al telefono? Abbiamo una chiamata? Abbiamo un'altra chiamata, un altro amico. Ci auguriamo che nella prossima stagione di avere lo stesso successo, se non di più, e cercheremo di organizzare quella famosa manifestazione, questo famoso... grazie Gian per... No, ma spaccatela la porta! Il voto d'aria, grazie. E questa manifestazione che vogliamo organizzare con la reunion di tutti gli ospiti, di fare questa one night... Verrai, tu verrai a cantare. Ovviamente, lo sai che il mio mestiere è quello, quindi... Perché hai davanti un altro viaggio in una città per cantare. L'ho trovato. Non se so, il nostro amico. Ah no, c'è. Vediamo se non ci risponde. Come salvarlo in un attimo. Pronto? C'è. Chi è? Chi sei? Fai tu, oggi siamo tutti random. Chi sei? Io ti ho appena memorizzato come È bellissimo risentirvi. Avete fatto piovere, io a mare. Ci hanno detto che dalle tue parti è successo il macello. Sì, qui a Taranto sta iniziando a piovere. Io sono Stefano Palmieri, per chi ovviamente non mi conoscesse, perché la mia voce è conosciuta ovunque, giusto? Io ti ho riconosciuto subito. Provincia. Ti ha riconosciuto anche Piero Scratch, uno dei DJ. Infatti, non c'era bisogno di specificarlo, però grande, insomma, Stefano. L'ho specificato per i pochi che non lo sanno. Ricordiamo Stefano, nostro ospite in una puntata dal Tarantino. Pre-COVID. Anche tu sei AC. Eravamo in fase mascherina, ricordo. Sì, io sono venuto con l'FP3 quel giorno. Eravamo l'unico ad avere la mascherina. Previdente, ancora, quando... visto? Esatto. Sì. Che ricordo bene che ti ho invidiato quel giorno. Per avere la poi abbiamo chiuso, Stefano. Poi abbiamo chiuso. Poi ci hanno chiuso. Da quella mascherina si capisce chi ha i soldi. Però devo dire che mi ricordo attenzione. Bene di cosa abbiamo parlato l'ultima volta che ci siamo visti. Abbiamo parlato di una vostra promessa. Voi avreste dovuto mettermi da parte le cipolle. Ma noi ce le abbiamo, Stefano, le cipolle ci sono. E noi aspettiamo solo te, oppure dobbiamo scendere noi da te. Stavi dicendo qualcosa? Vabbè, me le vengo a prendere, però devono essere pronte e buone. Assolutamente. La cipolla di acqua viva. Prima che ve ne andate in ferie, che io lo so che mo partite, ciao, zero cipolle, io le voglio.
1, 2, 3 tre cipolle in gula a te. Si dice qua. Stefano, noi te lo dobbiamo dire, anche se non lo stiamo dicendo a nessuno, la puntata che era in podcast, noi lo ricordiamo, sì, tutte le puntate sono tutte in podcast, è nella top 3 delle puntate più ascoltate. Ma non l'avete detto a nessuno, tranne a chi? Agli altri. Agli altri, noi lo diciamo a te perché ci teniamo particolarmente, perché noi abbiamo visto sui nostri sui tuoi social, no, abbiamo... che tu hai ripreso anche con la tua associazione. Ricordiamo come si chiama la tua associazione? Sì, sì. Quenzo. Uquenza. Tu sai che cos'è, Piero? Tu sai che cos'è Uquenza? No, io peccato, sto pensando che questa cosa l'avete detta anche a me. A te non l'abbiamo detto perché tu sei stato il primo. È impossibile. Eri il primo delle puntate, non potevi mai avere. E infatti, quando ho fatto la puntata, ho detto è stata la migliore di quella. Ah, ok, giusto. È giusto. Devi sapere, caro Stefano, che Piero, che con noi ci ha fatto una sorpresa, un'improvvisata, è stato colui che ha inaugurato We Believe in Music. È stato il primo ospite di questa puntata. Però mi piacerebbe sapere l'associazione di Stefano, di cosa tratta. Mi piacerebbe sapere. Adesso te lo spiega Stefano. Spiega, ricordiamo agli amici a casa, Quenzo, di cosa tratta, Stefano. Vabbè, Quenzo è l'associazione di cui sono presidente, che diciamo è una specie di collettivo di cantautori pugliesi, dove vari cantautori sparsi che ho conosciuto durante i miei viaggi orbitano negli spettacoli che organizziamo, sia in piazza che nei vari locali della Puglia, con rassegne, diciamo, fresche di cantautori. Non sono dei concerti, ma sono dei format. Wow. Gli spettacoli cantautorali. E proprio fra qualche giorno ci sarà il festival a Maruggio, la mitica città di Campomarino e del mare fantastico pugliese, i nostri Caraibi. Ci sarà nel centro storico lunedì 27, ingresso gratuito, un festival che organizziamo ogni anno. E quest'anno ci sarà Erika Mo e due artisti emergenti pugliesi molto bravi, che sono gli Ovest di Tahiti e Rosita, che vi consiglio di ascoltare. Fantastico! E allora invitiamo gli amici a darsi a fare una bella giornata di mare a Maruggio, dove c'è un mare stupendo. Maruggio. Possiamo andare sempre bravi. Anche noi, ricordandovi che visto la sponsorizzazione inversa di Alitalia. Ah, okay. Potremmo andare tutti insieme a fare qualche giorno. Approfittiamo per questa. Approfittiamo per fare qualche giorno. Beh, visto detto... che passate, portatemi le cipolle, però. Ma do, Stefano, tre io cipolle. Te lo dico alla barese, ma do, cioè, capito? Alla barese, ma do. Ma fare un viaggio fino lì con le cipolle nella macchina non è che sia proprio il massimo della vita. Sì, però ma non si possono mettere sotto vuoto le cipolle? Ma chiedo agli amici di Acquaviva. Si possono perché... mettere? Assolutamente. Beh, chiediamo, no, perché io... Cioè, mi dicono assolutamente no, perché alla fine la cipolla è un... è un prodotto fresco, quindi si andrebbe a deperire con l'assenza manco di aria. Un'ora. Un'ora sotto vuoto, poi io le apro. A me non fa schifo la puzza di cipolla in macchina. Vabbè. Giovane, le portiamo a Erika Mo. Cipolla, Stefano. Allora, Piero mi ha detto che devo portarti la cipolla. Cioè, non che vai apposta a portare la cipolla. Va bene, allora verrò prima, il prima possibile. Beh, vedi, ci organizziamo. Stefano, ti lascio il numero mio. Se non ti porta la cipolla, avvisami, ci penso io. Va bene, io non vi rispondo più al telefono. Se non... No, va bene. No, noi non vogliamo. Con la bicicletta ti porto la cipolla. Pure con la bicicletta. È forata la ruota. Così bello, stai all'aria fresca. Poi ma avessi chiesto chissà che cosa, c'è la bresaola, sai, più cose costose, il prosciutto crudo, pata negra. Vi ho chiesto le cipolle, almeno portatemi le cipolle. Ma da qua no? non ce l'hanno queste cose, solo la cipolla. Solo la cipolla. Va bene, amico mio, ti saluto, ti faccio il mio un migliore in bocca al lupo e ci ascoltiamo presto. Mi ha fatto piacere sentirvi, spero a presto, e so che siete molto fotogenici, giusto? Assolutamente sì. La vuoi presentare tu la tua canzone? Scusaci, visto che ci sei. Presentala tu, dai. Beh, visto che siamo nella stagione dell'estate, dei costumi succinti, lanciamo questa canzone che si chiama Fotogenica e che è l'inno a tutte le ragazze che si fanno i loro selfie al tramonto di culo. Ma la tua frittata è ancora fotogenica, mio caro? Mi piace questo ragazzo. Siamo sempre, ovviamente. Alla grande. Ciao Stefano, grazie.
luce di neon, la casa di Fedez Museo. Da Pandora c'è sempre il corteo, al potete un certo Matteo. La moda degli anni Ottanta, mia nonna beve la Fanta. E in radio c'è un'altra canzone, che sembra un'altra canzone. La mia frittata è fotogenica, cambio filtro su Insta, io sono un artista, uno chef. Ma tu fai la tipa strattista, posti solo tramonti di culo con sotto potler. La verità è che non siamo colti, la nostra vita è come una scatola di cioccolati, la tiro fuori con i nostri ricordi, ma qui fa caldo e sono tutti sciolti. Io mi ricordo il momento in cui perdemmo la testa, era lì, non so se ricordi, era proprio una festa. Bevevamo champagne e mangiavamo temaki, ma mordevamo il kebab quando ci siamo baciati. La matriciana è fotogenica, cambio filtro su Insta, io sono un artista, uno chef. Ma tu fai la tipa strattista, posti solo tramonti di culo con sotto Baudelaire. Io da Dumber in televisione, alla Juventus un altro campione. La moda degli anni Ottanta, mio nonno che guida la Panda. E da lontano la stessa canzone, che sembra quell'altra canzone. La mia frittata è fotogenica, cambio filtro su Insta, io sono un artista, uno chef. Solo tramonti di culo con sotto Baudelaire. E questo era Stefano Palmieri con la sua fotogenica. Lo abbiamo riscoltato ancora una volta qui in We Believe in Music, Radio Futura New Generation, il sabato pomeriggio, la nostra ultima puntata in compagnia di Scat, Chicco e Leo Cola. Ma c'è soprattutto John, con la special guest. Abbiamo parlato prima di special guest Chiara Ferragni. Hai visto? Altro che Chiara Ferragni. Questo è il pezzo mio preferito. Ma tu la metti ogni tanto? No, un credo. Ma questo è il pezzo mio preferito. Ma questo per chi mi sta confondendo? Mi sta confondendo, Sai, comunque, no, di solito l'ultima canzone, diciamo così, per chiudere Chiara Ferragni. Metti una cagata. Questo è il pezzo mio preferito. No, non credo. Stavo dicendo, comunque mi piace questa cosa, perché cioè voi tutta la giornata di oggi, da quello che ho capito, perché come avete capito purtroppo sono arrivato un po' in ritardo, purtroppo il cachet non mi permetteva di essere qua presente tutta la puntata. Che è successo? Stai un po' più distante. Ah, sì, solo sì, quello. Distanziamento sociale. Devi stare un po' distante. Praticamente ho notato che per ogni artista che è venuto a trovarvi, voi mettete un brano. Sì, certo. Cioè, bellissimo che fate la telefonata, fate ascoltare il brano. Quando avete chiamato me, che brano avete messo? Abbiamo messo Abbiamo questo piace è il pezzo Hanukkah. Mio preferito. Ragazzi, no, no, mi sa che voi non condurrete aspetta la puntata del prossimo anno. Siamo per essere licenziati, Scat. Però sì? Nella playlist di Spotify, sì, che abbiamo fatto We Believe in Music Selection, c'è anche un tuo pezzo. Sì, quale? Se vai su Spotify. Perché tu, io sono sicuro che tu su Spotify ho finito i giga, hai finito i giga. Che brutta persona che sei. Cioè avete wifi? Sì, abbiamo il wifi, abbiamo il wifi. Ci possiamo collegare un attimo? Il wifi Sunshine ce l'abbiamo Groove sempre. Abbiamo Sunshine Groove. Ah, complimenti. Ottima scelta, mi è piaciuto, complimenti. Vediamo, andiamo sulla... Basta andare qua su Spotify, cercare We Believe in Music, mettere il segui alla pagina e poi lì potrete trovare gli aggiornamenti, la playlist. Eccolo qua, Scratch DJ. Anche questo, questo. Mi sento? Sono in linea? Ma ci siamo?
Sì, sì, ti sentono. Mi sento basso. Senti basso perché c'è la musica sotto. No, ho capito. C'è la tua musica. Si può alzare un po' il volume? No, non è vero. Tu che stai? Ah, ok, adesso mi sento. Tutto a posto. Grazie, tu puoi venire l'anno prossimo. Grazie. Scazza, te non lo so, lui è sicuro che... io ho bocciato. Lui è già trombato. Io sono ancora... già bocciato. Questa è la Scratch Production, intanto c'è in onda, è appena arrivato in diretta a Facebook Michele Muntinati. Oh Michele! Ci segue sempre anche lui, lo sai. Comunque siamo qui per parlare di me, tutta la puntata era incentrata su di me in questo momento. Siamo arrivati al dunque, al motivo per il quale ti ho chiamato poco fa e che poi hai deciso di palesarti fisicamente qui nei nostri studi. Che pezzaccio, sai che eh? Come mena? Senti come mena, senti, come girano i K, ragazzi. Mamma mia, Mario. Allora, come abbiamo prima annunciato, avevo un pochettino dato un'infarinatura della cosa. Tu stasera hai un grosso impegno, che è quello che puntualmente ti porta a essere nei primi numeri uno in Puglia. Nelle prime serate, number one in direct, with American Boys. Ragazzi, questa sera all'Albatros Club di Castaneta Marina c'è la One Night United. Oh, le cose serie. Faccio spiegato io velocemente. Allora, la One Night United, che è quella che ci contraddistingue, io ne faccio parte da un po', grazie anche al buon Piero che mi rende partecipe di questa cosa. E voglio invitare tutti gli amici all'ascolto a spostarsi questa notte a Castellaneta Marina, in quella dell'Albatros Beach Club, dove United, insieme a Piero Scratch, insieme alla mia voce, insieme agli amici della Pista Latina, quindi a Francesco Lomurno, Donato Natuzzi, tutto lo staff di Musica e Parole, e non solo, saremo lì ad accogliervi. Ci sono anche El Papi. C'è anche El Papi, salutiamo, sono stati i nostri ospiti El Papi, Luciano e... In realtà Luciano no, Luciano era malato. È vero, gli ho chiesto il telefono in faccia, adesso che vado se ricordo. Ti ricordi Luciano? Era... Lo chiamiamo... Scusa, chiamiamo Luciano il secondo. Non ho il suo... Te lo do io. Sì, aspetta. Intanto che... Te lo giro subito. Prima farò una chiamata a Luciano. Anche l'altra volta l'abbiamo chiamato, però era impegnato in ospedale, se non ricordo male. Comunque vediamo se riusciamo ad... Scat, eccolo qui. Contatto. Ce l'abbiamo? Sì. Intanto alzo un po' questo groove che si vola. Mamma mia. Vai Fra, ecco il tuo numero. Ed è subito We Are The Club. Stai sentendo che cassa, ragazzi? Assolutamente sì. Cioè qua è roba seria. Scusate, devo bloccare, o chiamiamo, sentiamo così. Vabbè, potevi fare un preambolo. Vediamo se risponde. Muciaccio? Ah no, Mister Luciano è scritto qui. Vediamo se risponde. Non parlate. Ma. Questo fa il VIP. No, che dorme, questo fa il VIP. Perché non conosce il numero. E non risponde. Credo no. Sì, perché pensa che sia qualcuno per gli omaggi per stasera. Sì. Allora, mandali anche il numero di Mark Mello. Risponde la segreteria. Bastardo. Mandali anche il numero di Mark Mello. Intanto si vola. Proviamo a chiamare Marco. Vamos, interrompiamo un attimo la musica e vediamo se ci risponde Mark. Aspetta, make out. Sono sempre queste cose simpatiche, Piero Scratch, tutto all'ultimo momento. Sì, tutto improvvisato, fuori orario. È il bello della diretta. C'è problema. Vediamo un pochettino se risponde. Boh, insomma, manco squilla. Quindi vedi come sta messo. O sta già in console. No, in Salento, sta rientrando da Lecce. Anche lui era la sfilata di Dior.
No, no, lui era Dior. Dior. Non prende proprio. Non prende neanche. Cioè, riproviamo a chiamare Luciano, va, proviamo al volo. Va. Vediamo se sta operativo. Vediamo, mister Luciano. Scusi, c'hai un biglietto omaggio. Sì, una cosa del genere, però non proprio così alla Baris. Vediamo. Vediamo se risponde. Ci risponde. A meno che ci stava seguendo. Cosa che dubito, però. Pronto? Pronto, buonasera, parlo con Luciano? Sì. Ciao Luciano, mi chiamo Angela. Senti, questa sera ho visto che siete a Castellaneta Marina. Sì, sì. Sono Angela, mi hai dato il numero al compleanno mio. Ti ha dato il numero? Durante il mio compleanno. Ah, ok, perdona. Dimmi tutto. Senti, questa sera volevo venire a ballare a Castellaneta Marina. All'alba, sì. Cioè, mi dici un po' come funziona? 5 euro la donna, 10 l'uomo. Entro l'una, dopo, tutti e due 10. Ma ci siete soltanto voi? Cioè, com'è? Tutta reggaeton? No, non ci siamo solo noi. Ci siamo noi, poi c'è anche il DJ House. E poi c'è la pista caraibica anche. Ho capito, vabbè. Comunque qua sono anche con un tuo amico. Sai chi è che ti saluta? Luciano? Pronto? Pronto. Luciano? Ehi. Ehi, ho detto qua sono con un tuo amico pure che ti conosce. Sai chi è che ti saluta? Non ti sento un cazzo però. Sai chi ti saluta? Cazzo, prova a... Luciano, io lo sapevo che ti beccavamo sulla cosa più semplice del mondo. Ti abbiamo mandato in diretta radiofonica e tu te ne esci con questa roba qui. Volgare. Andate a cagare. Sei veramente volgare. Volgarissimo. Sei volgarissimo. Bisogna sempre essere presidenti. Presentito quando una chiesto... volta la mia ragazza mi disse mi manca, io non ti chiedi. Perché se no mi avrebbe detto sto cazzo. Ah, ho capito. Bisogna sempre essere brillante. Ma hai capito lui chi è? Non ha capito. Ma soprattutto con chi stai parlando? Te ne sei accorto o no? Certo che me ne sono accorto, picco. Oh, uno, l'altro? No, l'altro. Riprovare forse. Angela. Angela, non... chi è Angela? 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 Angela, parlare, non mi sentire. Parlare, imperativo. Parlare. Se mi fate parlare, io parlo, altrimenti non parlo. No, non saprei chi è. Il DJ House della pista di stasera. Vero. A fare in culo. Ma come fai a fare la voce da donna? Perché c'è non, purtroppo si vede? Ah, meno male, siamo coperti. No, c'è Gianfranco no, che mi stringe da sotto. Ho preso il suo numero durante un compleanno. Può essere. E che cosa e quale compleanno? Boh. È proprio sì, quello. Infatti, poi cercavo di andare indietro negli anni. Vabbè. No, comunque vedi, cioè, basta che Gianfranco stringe sotto, stringi Gianfranco. Luciano. Luciano, togli Gianfranco. Siamo in diretta o in differita? No, siamo in totale diretta. Totale diretta. Ah, siamo in diretta, quindi la figura di Marra me la sono presa con lo stare. Sì, vai, fare uno spoiler affinché il radiofonico degli anni 80, ci posso provare? Prova, vai. Prova. Sì, ragazzi, ci vediamo questa sera all'Auto Tropic Club di Castellaneta. Ci sarà lo United, tanti ospiti come El Papi, Piero Scratch e tante novità. Ci sarà anche la pista caraibica e ci sarai anche tu. Madonna, un applauso a Luciano. Ciao, batti le mani, dai, un applauso. Mettili pure due trombe, ce le trombe. Vai le trombe. Mamma. Le trombe le tiro fuori stasera. Bello. Dai, amico mio, ci vediamo stasera. Ciao, Luciano. Un bacione a voi, ciao a tutti, ciao. Ciao, bella. Allora, la voce di Luciano, la voce di El Papi, che sarà con noi stasera all'Albatros Beach Club a Castellaneta, insieme a Piero Scratch e a tutti... Potrei commentare come di solito so fare io? Prima. Posso? Sì, a parte i volumi. Stu cazzo! Che eleganza in questo programma. Sì. Comunque stavo dicendo, volete che chiamo qualcun altro? No, Piero, siamo overtime. Potrei fare... Siamo overtime. Posso fare lavanda? No. Lavanda gastrica. Grazie. Sono lavanda gastrica.
siamo overtime, noi siamo addirittura di arrivo. Sì, comunque, abbiamo grazie. No, perché poi è doveroso che io esca e voi concludiate. Grazie. Scusate. Da chi tu mi paghi? No, credo che sia rimando. No, quello che se n'è andato. Ehi, giovane! Giua, vieni tu. Giovane! John. Aspetta, no, è arrivato quello che è arrivato chi ti deve pagare. Giovane! Chi tu mi paghi per oggi? E lui il manager. Ah, tutto a posto, abbiamo organizzato. Ha portato l'assegno, Piero. No, tranquillo, è sotto i 1000 euro, puoi fare in contanti. Saluti proprio. Allora, grazie Piero. Ragazzi, grazie a voi veramente. Piero, grazie davvero. Vi do un bacione, spero di rivedervi l'anno prossimo. Risentirvi l'anno prossimo. Di inaugurare la nuova stagione. Cioè, il primo ospite sono sempre io che vi ho portato bene. Scusate. Piero porta bene, quindi prima puntata Piero Scratch, poi speriamo dopo la Madonna, come dicono qui ad Acquaviva. Senti, in questo momento puoi andare con... Scusi, regia? In questo momento puoi andare con quella base strappalacrime che abbiamo preparato prima, vai. Quella base strappalacrime? Quella base strappalacrime che abbiamo preparato prima, quella vai. Che abbiamo preparato prima? Dai, Leo, non mi far fare... Cioè, fanno i saluti senza base strappalacrime. Salutiamo così, tu sei l'apprendista, no? Cioè, c'è un cambio l'anno prossimo, eh? Sì. È che lui non è pronto per le cose. Quello che sta alla tua sinistra, perché io ho tutto alzato. Leo. Dai, dovevi improvvisare. Ma non ce l'ho. Ma non metti su, va bene. Ragazzi, salutiamoci. Tira via questa roba. Di chi è questa base? Abbassa un po', per favore, grazie. Ecco qua. Ci ho pensato io. Se alzi un po' con me un sottofondo. Leggero sottofondo. È partito il play qua. O la versione già gratis. Andato, già andato. No. Ragazzi, qua paghiamo tutto, Ok, perfetto. Ma no, così. Vabbè, ciao. Ciao Piero. E se ne va così. È stato un lungo percorso quello che abbiamo iniziato. Dobbiamo fare un'altra chiamata? Sì. No, stiamo salutando. Chi devi chiamare? Abbiamo un'ultima chiamata. Giovane, i soldi a me. Allora metti pausa. Salutiamo lui così. Metti poi pausa. Ce lo teniamo per dopo. Facciamo questa chiamata, dai. Dai, abbiamo l'ultimissima. Facciamo questa chiamata, poi ci salutiamo. Che le avevamo promesso. Chi è? Vodafone. Sì, Vodafone. Mostra, vai a C. Vodafone. L'ultima chiamata non prende. Facciamo promotion Vodafone, tutto intorno a te. Facciamo una cosa, ascoltiamo la sua canzone magari. Ok, riproviamo dopo, dai. Pandemia, ora che non sei più mia. Siccità di tradizioni e sentimenti. Portami altrove, anche senza parlare, per 24 ore. Intanto fuori piove. Sei più mia. Mi prendo del tempo per me, per restare inerme. Portami altrove, anche senza parlare, per 24 ore. E portami altrove, e solo io e te, per tutte le ore. Centri commerciali deserti, ignoranza dilagante di emozioni, emergenza nazionale, la chiusura della scuola, studio telematico. Verranno tempi migliori, quando non staremo più a guardare l'inquietudine alla finestra, che maledetta ci assale. Questa era la canzone di Yado con Pandemia. Abbiamo deciso proprio di concludere così, perché diciamo così, è proprio ciò che ci ha bloccato. Quello che ci ha bloccato. Maledetta, maledettissima pandemia. Ed è proprio Yado che ci ha fatto una canzone. E non a caso il nostro Donato è in linea telefonica. Donato, come stai?
Buonasera, tutto bene a voi? Bene, grazie, bene, grazie. Abbiamo voluto ritrovarti, almeno telefonicamente, qui in questo spazio che abbiamo dedicato a tutti gli amici che sono stati ospiti, e ti ringraziamo per aver accettato questo mezzo invito. Stai lavorando? Bellissimi, grazie a voi. Stai lavorando? Stai facendo qualche live? Come vanno le cose post pandemia? Beh, diciamo che la pandemia è stato un periodo riflessivo e produttivo, specialmente bene, per noi artisti. Io personalmente, diciamo che ho fatto un bello switch dal periodo amatoriale a quello un po' più professionale. Bene, bene. Quindi dal prossimo ottobre ci sarà un nuovo singolo con una casa discografica abbastanza importante. Uè, allora ti facciamo... Però prima di ottobre c'è venerdì prossimo che dovete venire ad Acquaviva, cioè il paese con paesani, no? Ah, dove te ne vai? Ho visto Suoniamo in piazza, aspetta che non mi ricordo il nome della piazza. Piazza dei Martiri, te lo dico io. Ho visto le storie. Aspetta, non so se è quello perché me l'hanno rettificato. Ah, hanno cambiato. Però piazza Don Albertario, mi hanno detto. Ah, ok. Alla regia. No, quindi, non so dove sia. In anteprima ci saranno i nuovi pezzi lì. E allora ti veniamo a trovare, io verrò da Altamura perché... Però... Senz'altro, è ingresso libero, quindi in piazza. Ma non sei solo, vero? Assolutamente no. Chi c'è? Vabbè, a parte che diciamo una serata organizzata dai millennials e ci saranno dei pittori live che pitteranno su tele, ma rullo di tamburi. Chi ci sarà? Con me suonerà una vostra conoscenza abbastanza affermata, che è Gabriele Ri. Ah, Gabriele Ri, no, noi non la conosciamo, guarda. Tu la conosci, Chicco? Ah, come no, io... E Leo la conosce? Io la conosco, a me pare di conoscerla. Sì, assolutamente, una cara amica di Radio Futura. Bene, abbiamo iniziato questo periodo di collaborazione insieme. Sono diventato il suo producer e anche lei uscirà con dei pezzi nuovi. Oh, col mio apporto. Quindi siamo stati un po' noi a buttarvi nella mischia, possiamo definirci... Padri putativi, secondo me, anche noi, secondo me proprio sì. Secondo me proprio sì. Anche perché poi ho visto che dopo sono venuti tutti i ragazzi che conoscevo, Alessandra Valenzano, Giannini, tutti quanti. Quindi bene, Radio Futura è una via di congiunzione. E allora, appena ricominciamo, ti rivolgiamo qui, ospite nuovamente con noi nei nostri studi. Presenterai questo progetto che a ottobre è il periodo perfetto. Per iniziare anche noi il programma con la nuova stagione, e intanto ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo, ti auguriamo mi fa piacere tantissimo una buona estate e fai il bravo, mi raccomando. Voi come state? Come ve la state? Tutto bene, vorremmo andare in ferie anche noi. Ce la faremo. Vabbè, ma se andate in ferie voi poi come facciamo a sentirvi? Noi è l'ultima puntata oggi. Questa è la nostra ultima, poi ci risentiamo. Da domani. Come ti dirà anche Gabriella, dopo la Madonna. Da domani tutti in podcast. Va bene. Dai, caro, ti abbraccio e ti saluto. Ci vediamo presto. Ciao, ragazzi. Ci vediamo venerdì allora. Venerdì 31, Piazza Albertario. Vi aspetto. Iado, Gabriele Ri. E i Millennials, ai quali mandiamo un grande abbraccio. Vi aspettiamo. Ciao, a presto. Ciao. E allora siamo giunti veramente alla fine di questo percorso. È solo una pausa per quanto ci riguarda, perché a settembre ritorneremo più forti di prima. Abbiamo 18 basi sotto, non riesco a capire perché. Una la devi abbassare però, Maglia, veramente. Lo licenziamo. Abbassalo un po' per favore. Sono aperti i nuovi corsi da regia a Radio Futura. Telefona al 351-888. Se vuoi diventare uno speaker o vuoi diventare un nuovo fonico di We Believe in Music, ma soprattutto un fonico, perché almeno con gli speaker un po' ce la facciamo. DJ Lab School. Vai con i saluti. È stato bello iniziare questo percorso musicale, questo programma scritto su un tavolino in un pub, l'idea di tre persone che volevano fare qualcosa di nuovo per questa radio.
possiamo dirlo, ci sono riusciti. Ci siamo riusciti, sì, siamo io, lui e Angelo Bianco, sì, no, Angel. Con cui abbiamo iniziato questa avventura. Poi Angelo ha preso un'altra strada, ha deciso di lasciare l'eredità a Leo Cola. Che grande sbaglio che ha fatto, non so, Angelo. Per quale motivo abbia scelto? Che grande sbaglio, lo ritorna. Grazie per la fiducia, ragazzi. Un mangiatette e mangia focaccia di Giutre. Ci siamo divertiti, abbiamo conosciuto tanta gente nuova, qualcuno ha riposto la sua fiducia nel nostro mezzo, il nostro programma. Io da nuovo speaker di Radio Futura sono stato felicissimo di accogliere questo invito in questa grande famiglia che è quella di Radio Futura New Generation. Volevo ringraziare Piero Scratch perché lui ci ha inaugurato il programma e ci ha portato bene e oggi ha voluto essere presente per tutti i motivi per chiudere questa prima stagione di We Believe in Music. Dovevo venire per forza. Ma io in cuor mio sapevo che saresti venuto oggi. Anche se non lo ammetto, non l'avevo proposto a loro due, ma io sapevo che saresti venuto. E quindi grazie per essere venuto qui con noi. Dopo queste parole ho deciso che non prenderò il tuo telefono come pagamento. Okay. Beh, sì, prenderò. Tu che telefono c'hai? Un iPhone XR. Ma può andare meglio. Può andare. Prendo quello, ragazzi. Okay. Quindi, amici a casa, vi invito a rimanere con noi e ci vediamo solo dopo questa pausa estiva. Ritorneremo subito dopo la Madonna. Ovvio, ovvio. E voglio ringraziare il mio amico di viaggio, il mio compagno di viaggio, Mr. Scat, che ha deciso di restarmi accanto nonostante le mie... nonostante la pandemia. Bravo. Le mie defiance? No, assolutamente no. Devo ringraziare Leo Cola. No, ringraziamo, lo prendiamo in giro, ma noi li vogliamo che tanto. Che si è prestato a sottoporsi alle nostre. Sentiamo il benvenuto a Mr. John come fonico, cioè... 2020-2021. Le semi cattiverie e ci vediamo a settembre. Grazie a te. Hai detto tutto tu, no, quindi ti lascio... io vorrei ringraziare voi due. Lo ripetiamo, ringraziamo anche Angelo perché è stata una bella avventura. È stato veramente divertente fare queste 32 più 1, 33 puntate con voi. Abbiamo cominciato piano piano, poi piano piano abbiamo avuto tanti riscontri. Permettimi di ringraziare anche chi viene dopo di noi, che tante volte magari... anzi, facciamolo venire dentro, oggi è tutto così. Ma vieni, vieni, da, vieni come Ciccio. Direbbero gli inglesi, vieni, vieni dentro. Vieni, vieni Ciccio, sì, perché... spesso Ciccio ci aspetta perché finiamo. Vabbè, ma noi ogni tanto riusciamo... gli diciamo, vabbè, siccome c'è la partita della Juve, magari... ma la Juve che ha fatto? Ha vinto? Lascia stare. Venire dentro. Sì, no, sì. In che, nel senso metterlo nella qua, sala, nella sala. Buonasera. Volevo ringraziare anche te per la pazienza. E spesso pazienza, attendi, ragazzi, sempre i nostri comodi. Ti sforiamo con gli orari del palinsesto. Quando c'è la qualità musicale, quando c'è la bravura, assolutamente. Poi voglio dire, avete grandi DJ. Non sapevo ci fosse Piero. Neanche io, certo. Quindi per me è un'ulteriore sorpresa. Sono arrivato solo un po' in ritardo. È arrivato solo un po' tardi. Okay. Wow, vi lascio continuare. No, noi abbiamo finito, erano i saluti. Siamo contenti così. Noi lasciamo lo spazio a We Are The Club con Ciccio Montenegro. Tra pochissimo rimanete su Radio Futura. Ci vediamo a settembre. Dopo la Madonna. Ciao a tutti. Ciao. We Believe in Music è un programma radiofonico con musica che spazia dai successi del presente a quelli del passato. Notizie, interviste, curiosità dedicate ad artisti internazionali, italiani, ma anche a quelli di casa nostra. Il sabato dalle 17 We Believe in Music, lo show di Radio Futura con Chicco, Scat e la regia di Leo Cola. Microfoni aperti per una trasmissione interamente dedicata alla musica.